Un altro modo classico dove la rabbia diciamo viene gestita è con il gaming compulsivo, fatto di giochi sparatutto. I nostri pazienti, oltre ad abbandonare la scuola, passano appunto 18-20 ore, alle volte, se potessero anche di più, il loro tempo a giocare con giochi sparatutto, che non sono la causa delle loro esplosioni di rabbia se qualcuno gli toglie la PlayStation o la console di gioco, ma sono esattamente un modo per detonare la rabbia. È qualcosa che non aiuta a perdere l'equilibrio, ma a mantenere l'unico equilibrio possibile. In altre situazioni la rabbia viene, come dire, proiettata all'esterno, per cui abbiamo ragazzini che riescono a uscire di casa, ma in un certo modo con l'aspettativa di incontrare un persecutore. E allora abbiamo tutti quegli episodi di vittime di cyberbullismo. Una vittima è vittima ancor prima di incontrare un primo bullo, e in questa sua aspettativa inconscia di incontrarlo c'è esattamente questo meccanismo di proiezione della rabbia all'esterno che